Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Allora, eccoci qua. Scusate se la programmazione sarà sicuramente sfalsata in questo periodo, ma purtroppo ho dei problemi familiari che ovviamente non starò qui ad elencarveli, perché comunque sono sempre cose private e delicate, quindi insomma questo periodo è un pochino complicato per me, però cercherò di essere insomma presente, quindi non me ne vogliate se insomma non sarò super attiva e contraccambierò insomma diciamo i passaggi nei vostri canali, ecco. Comunque detto questo, oggi ho trovato questi fantastici stampini. Ovviamente adesso sono un pochino impolverati e li devo ancora lavare per fare i cioccolatini. Io li trovo veramente deliziosi. Vi faccio vedere un pochino come sono. E poi ho preso questi qui con i cuori. Allora, per fare ovviamente i cioccolatini fatti in casa è una stupidaggine proprio, ovviamente. Sicuramente vi posso dire che ci occorre. Allora, la cioccolata. Io utilizzerò questa qui al latte e ne sono 4. Il procedimento è semplice semplice, adesso la andiamo a mettere a bagnomaria, la facciamo sciogliere, poi la andiamo a colare dentro ovviamente i nostri stampini e teniamo più o meno in frigo circa un'ora, un'ora e mezza, due, insomma fino al solidificamento. E niente, sicuramente può essere un'idea anche carina per il tema di Natale. E io purtroppo non, in questo momento non li ritrovo quelli di Natale, però può essere anche una cosa particolare anche da regalare. Io l'altro anno ho fatto dei cioccolatini, infatti, proprio di Natale con i biscotti, pure sempre da regalo, ecco. Comunque io vi saluto, vi mando un bacione a tutti quanti e spero che il video vi piacerà. Mi raccomando, lasciate sempre un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e a presto! Allora, eccoci qui e ora adesso facciamo sciogliere ovviamente il cioccolato a bagnomaria. Volevo dirvi che è consigliabile comunque sempre utilizzare cioccolato di alta qualità, perché molte volte comunque non... quello magari che costa un pochino di meno potrebbe non andare bene, quindi io vi consiglio sempre comunque di utilizzare un cioccolato buono, ecco. Ora adesso facciamo ovviamente scioglierla e poi andiamo a formare i nostri cioccolatini. Ovviamente potete utilizzare anche cioccolato bianco, quello che preferite, eh. Mi raccomando, insomma, regolatevi voi poi.